Tutto bene. È vero, ragazzi. Lei seguiva me, io seguo ancora Anna, perché io non ho niente con lei. Non so perché gli è venuta in mente sta roba, ma secondo me lo fa per emergere con il fandom di là, no? Quando lei quella sera non c'era neanche, quindi perché ti metti in mezzo su una cosa che non ti deve interessare innanzitutto? E poi cosa c'entra mettere di mezzo altre persone? Cioè, questa non sta bene, ma come non stava bene dentro la casa? A me lì faceva tenerezza, poverina. Però contenta lei, contenti tutti, a me poco mi importa perché io sto bene, non mi manca niente, anzi rido e faccio colazione con voi. Ma mi interessa, per me è gente inutile questa, non è gente che può parlare con me, può avere effetto a fare con noi. Una letterina in più, visto che oggi sono a Milano, posso anche farne scrivere. Mi fa un po' pena, devo dire la verità, eh. Ciao bellezza! Però ho la pianta. O io faccio scrivere, tanto una in più né in meno non è che mi cambia mai, perché le persone devono imparare innanzitutto a non mettersi dentro la vita privata degli altri. Ha iniziato lei, non ho iniziato io. Io non rompo le scatole se non mi rompono le scatole. Se mi rompi le scatole, allora non è che hai mangiato qualche funghetto? Sei andato a prendere qualche funghetto allucinogeno? Dimmi la verità. Ma... ragazzi, calma, ho visto, mi state riempiendo la direct, è un continuo. Allora, sto andando in questo momento a fare la querela, in questo momento, perché ho sentito il mio legale e mi ha detto che comunque lei non doveva permettersi di parlare della parte privata, di cui sapete, non faccio pubblicità a lei, non gliela faccio. Però sto andando adesso, guarda, guarda, in questo momento ho finito qua in posta, vado dai carabinieri e poi porto la carta al mio legale, che pomeriggio sarò lì da lui per le altre, e magari dopo ci pensa due volte prima di voler emergere così infangando e parlando poi male, specialmente quando poi parli di terze persone sui social. Non sanno usare i social, continua a mungere le vacche, non stare sul web, non è per te. Dai, fai la brava. Mi dispiace, però te lo sei cercato tu. Comunque, una cosa la devo dire. Caro GF, quando prendete le persone, fateli fare il test. Il test se mangiano i funghi, quelli allucinogeni. Perché c'è qualcosa che non va. Cioè, veramente, la gente è fuori di testa. E sì che in montagna non fa caldo. Com'è sta storia? No, no, devono essere proprio i funghi. Guarda, è una roba che io rido, perché ma perché uno si deve andare a indebitare per poi fare una causa? Perché non sai tenere chiusa quella bocca, lo pensi, ma tientelo per te. E adesso, nipotini, seguono gli screenshot di questi botta e risposta tra Giselda, poi Greta Rossetti e Sergio. Allora, il primo screenshot appunto è l'attacco, cosiddetto attacco di Giselda Torresan, che si esprime poco sui social, però quando lo fa evidentemente, vabbè. E poi Greta Rossetti, che risponde in maniera molto pacata, purtroppo ha scritto in piccolo, ve lo leggete in santa pace, e questa invece è la risposta ancora più intelligente e pacata di Sergio Dottavi. Un bacio, ciao!